Ciao a tutti, sono Demetra, un volontario di Avvocato di Strada e sono qui per spiegarvi quando è possibile uscire e a quali condizioni. Come sappiamo, vi è un'emergenza nazionale sanitaria che ha limitato la nostra libertà di movimento, proprio per tutelare la nostra salute ed evitare che vi sia il diffondersi del virus. È possibile uscire da casa o dalle strutture in cui ci ritroviamo soltanto a determinate condizioni che devono essere specificate in un'apposita autocertificazione. Le condizioni sono uno stato di necessità, motivi di salute, assoluta urgenza o comprovate ragioni lavorative. Possiamo far rientrare nello stato di necessità, appunto, la necessità di recarci in farmacia per acquistare dei farmaci o al supermercato per comprare dei beni alimentari, ma anche la necessità di uscire dalla struttura in cui ci ritroviamo, in quanto questa è chiusa e aperta soltanto la sera o in quanto devono essere fatte le pulizie giornaliere. Questa autocertificazione ci può essere stata data dalla struttura stessa, possiamo richiederla agli operatori. Nel caso in cui gli operatori non dovessero averla e comunque noi ci troviamo costretti ad uscire, se ci dovessero fermare le forze dell'ordine, possiamo richiederne una e compilarla in quel preciso momento, specificando il motivo per cui ci ritroviamo appunto fuori e specificando altresì di non essere quantomeno consapevolmente affetti da coronavirus, quindi di non avere sintomi da coronavirus, tosse, raffreddore, stato di febbre e via dicendo. Quando usciamo dobbiamo comunque mantenere la distanza di almeno 1 metro, non soltanto tra le persone che incontriamo che sono sconosciute, ma anche tra persone che conosciamo, quindi comunque dobbiamo stare anche all'interno del dormitorio, della struttura, distanti e se abbiamo delle protezioni, dobbiamo utilizzarle, ad esempio dei guanti monouso, e cercare di lavarci le mani il più possibile con acqua calda e per almeno 20 secondi. E se rispetteremo tutti insieme queste regole, presto ne usciremo e vedrete che andrà tutto bene. Un abbraccio virtuale a tutti voi, da Avvocato di Strada.